Vinicio Capossela nelle vesti per lui non nuove di scrittore, il premio letterario Vallombrosa 2016 consegnato nell'abbazia. Vediamo il servizio. È andato a Vinicio Capossela con Il paese dei coppoloni, pubblicato da Feltrinelli. Non è certo la prima esperienza di scrittore, del cantautore e musicista, il premio letterario Rotary Vallombrosa edizione 2016. La cerimonia di premiazione nella sala del capitolo della più che millenaria abbazia di Vallombrosa. Il paese dei coppoloni è fortemente connesso con le canzoni della Cupa che sono uscite quest'anno e mi sembrano tutte connesse con un premio che si chiama Vallombrosa. Sia la Cupa che il paese dei coppoloni riguardano proprio valli ombrose, luoghi dove le cose non sono chiarite del tutto allo sguardo, dove ancora c'è l'immanenza del sacro, del mistero, della leggenda. Il libro di Capossela ha avuto ben 13 anni di gestazione, sono storie di un sud senza tempo, di un mondo rurale tra il mitico e l'immaginario. L'edizione 2016 del premio è dedicata al tema L'uomo e il suo paesaggio. Il comitato scientifico, comprendente anche la vincitrice del Vallombrosa 2014, Luciana Castellina, e il presidente del Consiglio regionale toscano, Eugenio Giani, ha scelto tra i libri segnalati da 12 librai indipendenti di Firenze della Val di Sieve. L'attrice Alessia Innocenti ha letto brani dei volumi finalisti, premio anche alle studentesse che hanno disegnato il logo. Il riconoscimento speciale alla personalità di spicco del territorio per il 2016 è andato al generale Giuseppe Vadalà, comandante del Corpo Forestale della Toscana.